economica equivalente in nessun modo può essere identificata con il mero reddito. Il reddito è uno dei fattori che compongono la situazione economica equivalente. Non si può dire che siccome abbiamo un reddito derivante da questa o quella fonte, quel reddito deve essere sottratto. Si può calcolare in modo diverso, ma deve essere considerato come uno dei fattori della situazione economica equivalente. Per questa ragione io confermo il parere contrario, o meglio, le ragioni sono tre, ma la terza, a mio giudizio, è altrettanto rilevante delle prime due. Sì. La ringrazio. Chiedevo al relatore Melilla, quindi il parere mi conferma è favorevole? No, appunto. Ci rimettiamo all'aula. D'accordo, per questo chiedevo al collega. Meloni, non Cirielli. Allora. Non più deputato Cirielli, deputata Meloni, prego. No, Presidente, volevo diciamo rispondere due cose veloci al Vice Ministro Morando, perché sul tema della copertura, comprendo diciamo le difficoltà del gruppo di SEL, non entro nel tema politico perché davvero mi piacerebbe che oggi si riuscisse ad approvare questo emendamento, per cui non mi metterò a fare le polemiche diciamo sulle priorità che la politica italiana delle volte si dà, non mi interessa. Parliamo di 3 milioni di euro, onorevole Scotto, se il governo volesse potrebbe tranquillamente proporre una riformulazione, cercare le risorse da un'altra parte, io accoglierei quella riformulazione e non mi creerebbe alcun problema. E voglio dire al sottosegretario Morando, al Vice Ministro Morando, che lui fa dal mio punto di vista un ragionamento sbagliato, nel senso che io non ho preso in considerazione tutte le voci che sono entrate nella riforma dell'ISEE, altrimenti ne potrei citare molte altre, potrei citare che sono state messe nella riforma dell'ISEE soldi che transitano sui conti correnti e che non ci sono più, per esempio, ma non li ho citati perché comprendo la necessità, anche se poi secondo me bisognerà andare a verifica, di calcolare diciamo il parametro per l'accesso ai servizi sociali sulla base di una condizione che è complessiva. Sto solamente chiedendo di escludere da questo ragionamento la disabilità e l'invalidità, perché la disabilità e l'invalidità e le risorse che servono per affrontarli sono questioni che in nessun modo può attenere l'organizzazione diciamo ricchezza economica di una famiglia. Quando tu prendi una pensione di invalidità la prendi per cercare, e sono sempre inadeguate, la prendi per cercare di affrontare e di diciamo poter meglio vivere di fronte a quella condizione di invalidità e di disabilità. Quando prendi un'indennità d'accompagnamento la prendi per avere qualcuno che ti aiuti a fare le cose che non riesci a fare da solo, e questo non c'entra nulla con la ricchezza, Vice Ministro, mi dispiace. Per cui l'emendamento è circoscritto per questo motivo, non per rivedere complessivamente la riforma sull'ISEE, perché capisco quello che lei dice, ma per escludere questione che nulla c'entra col tema della ricchezza della famiglia, che è la difficoltà con la quale si confrontano persone che vivono in situazioni di disabilità o di invalidità. Questa è la domanda e su questo cortesemente vi dovete esprimere. Grazie. Sì, grazie. Deputato Mantero. Allora, Vice Ministro, ha chiaramente detto delle sciocchezze. Vi state nascondendo per non voler ammettere questo errore che avete fatto e continuate a perpetrare. Vi ricordo che qua stiamo parlando delle persone più deboli, stiamo parlando di invalidi che hanno un reddito basso. Voi state computando nel calcolo del reddito cose che non sono reddito, ovvero la pensione di invalidità e l'accompagnamento, che sono forme di aiuto a queste persone più deboli che diamo per avere appunto un accompagnamento, per tentare di rendergli la vita più agevole. Queste non possono essere considerate reddito. Parlare di coperture, rifugiarsi dietro le coperture è una vigliaccheria. Vi state rifugiando, vi state